Benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su The Sims 4. Siamo tornati dai nostri vecchietti. In questo episodio vorrei provare a creare qualche rimedio erboristico da vendere al negozio. Qui ne avevamo già preparati due, crema deodorante e crema deodorante. Sono ritornata al campeggio e ho trovato tutti gli insetti che ci mancavano. Infatti mi avete detto nei commenti che sia le locuste, aspettate perché non mi ricordo neanche più che cos'erano. Dunque, la locusta, l'insetto stecco e le termiti sono tutti insetti che si trovano appunto nella zona del campeggio. Basta solo guardare attentamente da vicino il terreno e infatti sono riuscita a trovarli. Cosa ci manca ancora? La salvia però ce l'abbiamo e quindi magari andiamo anche a raccoglierla. Mirtilli. Dov'è la salvia? Dovrebbe essere qua da qualche parte. Basilico. Mirtilli. Eccola qua, salvia. Questa la raccogliamo. E poi cos'altro ci serviva? Preparo il rimedio arboristico. Ah, la banca di sambuco nociva. Quella invece non sono riuscita a trovarla. Quindi per il momento questo non lo possiamo creare. Vediamo se adesso mi dà la possibilità. Sì, infatti ora abbiamo la salvia. Poi, altra cosa che succede. Ah, fame, poverina! Vai a nutrirla subito. Altra cosa, avevamo raccolto al campeggio delle piante sconosciute. Una è riuscita a capire di cosa si tratta. Non questa, forse questa. Eccola qua, una foglia a fuoco. Questa pianta deve il proprio nome al colore rosso scuro delle foglie. Si usa nei seguenti rimedi erboristici: olio, erbicida naturale e unguento scioglirabbia. Però questi due rimedi erboristici noi non ce li abbiamo. Se io vado qua e gli dico prepara un rimedio erboristico, non ci sono. Quindi secondo me dobbiamo ancora aumentare l'abilità di erboristeria. Vediamo qua che punto è. È a livello 5. Mi sa che si raggiunge il livello 10, quindi alcuni rimedi ancora non li abbiamo sbloccati. Qui poi ho piantato anche la camomilla. Perché c'è COD triste? No! Licenziamento! Perché? No! Ma che è successo? Così a caso! Nulla batte un sim con la perdita del lavoro. Ma perché? Cos'è successo? Ma senza avviso, senza nulla. Lei è in pensione, ok. Loro ce l'hanno ancora un lavoro, spero. Sì, sì, sì. Ho avuto un calo del rendimento e quindi l'hanno licenziato. Cioè la barra è scesa tantissimo e quindi... Ma no, ma in teoria dovrebbero dargli una retrocessione, non un licenziamento. Poverino! No, è lì che piange. No, no, aspetta, aspetta, Alessia, vieni qua. Prova a rincuorare. Rallegra, facciamogli un complimento sincero, povero. Intanto togliti l'abito qui. No, sì, cambia abito. Che cos'è questa cosa? Oddio, ma l'hanno cambiato. Hanno cambiato il menu per cambiare l'abito. Oh. Abiti. Intanto c'è il senza vestiti. Ok, va bene. No, direi che il senza vestiti al momento non è l'ideale. Ma hanno cambiato il menu. Oh, adesso si possono anche vedere le anteprime degli abiti. Bellissima questa cosa. Non c'è più abito 1, abito 2, abito 3. Si può scegliere. Che bello. Non lo sapevo. Va bene, ok. Comunque Alessia sta arrivando, sì. E adesso però ho perso il filo del discorso. Cosa stavamo dicendo? Dei rimedi erboristici. Sì, che devo aumentare l'abilità di erboristeria. Qui ho piantato la camomilla. Avevamo raccolto sia la camomilla tossica che la camomilla normale, che anche questa ci sarebbe per i rimedi erboristici. Poi direi di piantare anche la pianta, quella fogli fuoco. E la mettiamo qui. Qui facciamo una, ne piantiamo due. E dopo cos'altro avevamo raccolto? Andiamo con ordine. Bacca di sambuco ce l'abbiamo. Anche questa, l'azione allenativa per la tristezza. La possiamo fare. Servirebbe a COD.
Sì, ci serve la lozione di chiave alla tristezza. Mirtillo tossico non ci serve. Questo lo dobbiamo identificare. Quindi, tenta di identificare. Hai capito? Ah, foglia fuoco velenosa. Interessante. Direi di piantare anche questa. Magari ne piantiamo una sola. E poi, aspetta, 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 il mirtillo non ci serve. Questa dovrebbe essere la camomilla, non ci serve, meglio, l'ho già piantata. Mirtillo tossico non ci serve, la salvia l'ho appena raccolta. Questo fungo non identificato. Tenta di identificare, così poi piantiamo anche questo. No, questo non l'ha capito. No, eh? No, non ce la fa. E allora, visto che adesso sono tutti tornati a casa da lavoro, non è vero perché loro due sono ancora a lavorare, ma non importa. Vorrei fare un piccolo raduno con i nostri vecchietti per curare il giardino di Alessia e Coda, perché, come potete vedere, ci sono un po' di pianticelle secche. Quindi, eccolo qua, gli arzilli giardinieri, inizia il raduno. Vediamo se vengono. Vai qui insieme. Sì, lei c'è già. Ma anche te potresti cambiarti abito. Abito, cambia abito. Ma che bella questa cosa! E anche lui. Sapete che forse servirebbe un abito per il club degli arzilli giardinieri con un abito adatto per il giardinaggio. Perché, per esempio, fare il giardinaggio vestiti così non penso sia proprio il massimo. Comunque, allora, tu vieni qua e pianta tutte le piante. E voi invece. Innaffia insieme. Raccogli tutto. Aspetta, non c'è tipo un cura il giardino insieme? Stirpa, no, vabbè, innaffia insieme. Dai. Innaffiate un po' le piante. Date una mano ad Alessia e Cod a curare il giardino. Questo cos'è? Visto che c'è una pianta qui. No, campanule, non mi servono. Ok, potremmo anche già iniziare a fare qualche rimedio. Vediamo. Fai il giardinaggio insieme? No. Tu no, loro invece sì. Lei è a lavorare, ma dovrebbe tornare fra poco. Bene, lui sta meglio. Sì, cameratismo. Ah, per essere ad un raduno del club. Bene. E iniziamo a preparare qualche rimedio. Aspettate, però, poverina, che deve andare in bagno. Allora, vai un attimo in bagno. Intanto è tornata anche Zea. Allora, vieni qua, Zea, e stirpa le erbacce insieme. Vediamo se arriva. Sì, però, anche te è meglio se ti cambi abito. Abiti, cambia. Questo qui. Bene. Cominciamo a fare qualche rimedio. Allora, aspettate, io ho già fatto le creme deodoranti. Facciamo balsamo rilassante per la pelle, però credo che mi consumerà tutti i nostri insetti perché no, ho sbagliato. Perché per esempio, qua mi serve una locusta e io ne ho una. Quindi insetto stecco ne ho uno. Cioè, dopo dovrei tornare alla ricerca degli insetti. Vabbè, dai, proviamo. Vediamo cosa fa. No, no, non griglia, ma prepara il medio. Terapia del ventre. E adesso dobbiamo aspettare, però. È già finito il raduno? Ah, no, no, c'è ancora il raduno. Ok, le piante le avete curate? Vediamo. Ah, no, sono stanchi. Sì, sono un po' stanchi, mi sa. Ma stanno ancora curando il giardino? Sì, guarda che bravi, bravissimi, bravissimi. Intanto, oh, abbiamo aumentato l'abilità di erboristeria e possiamo creare distillato della mente lucida ed estratto di foglia fuoco. Ecco cosa serve la foglia fuoco. Posso anche già crearla, magari? Ah, lei è andata a dormire. A casa sua, spero. Sì, a casa sua, ok. Allora, vediamo un po' cosa ha creato. Eccolo qui. Balsamo rilassante per la pelle. Voi, come va? Avete curato il giardino? Sì, stanno andando tutti a casa, quindi direi che il giardino l'hanno curato, sono stanchi, va bene, possiamo terminare il raduno. Grazie mille per l'aiuto. Ok, abbiamo creato qualcosa. No, ho sbagliato. Abbiamo Ermali, il balsamo rilassante per la pelle, il decotto distensivo. Poi facciamo
Terapia del ventre. Lozione lenitiva. Preparare rimedio. Distillato della mente lucida. E basta. No, ma mi sa che me ne fa uno alla volta. Sì, allora aspettiamo. E puoi andare a casa tu. Basta, basta, basta. Hai sonno? Sì, allora vai a dormire. Vediamo cosa stanno facendo. Loro stanno dormendo. Sì, stanno dormendo tutti. Anche tu hai sonno, quindi vai. Infatti ci sta già andando, bravo. Tu prepara invece i rimedi. Ok, e un altro l'ha preparato. Adesso facciamo la lozione lenitiva per la tristezza. Prepara il rimedio. Pronto? Quasi. Oh, 24 ore per pagare le bollette. Quanto costano? Eccola qui la cassetta della posta. 12. No, sì, vabbè, staccatemi la corrente. Non ci penso neanche di pagare 12.000 simoleon di bollette. Staccatemela pure. Sì, vai in bagno. Io intanto guardo cosa hai preparato. Allora, mettiamoli qua. E così vedo. Dove sta andando lui? Indaga. No! Anche Cod. Vabbè, dai, diciamo che lui sta facendo un salto a casa a trovare la sua famiglia aliena. Speriamo che torni al più presto, però. E vediamo, Alessia cosa sta facendo? Sta andando in bagno. Sì, dovevamo vedere i rimedi. Allora, qui avevamo due creme deodoranti. Allora, poi cosa ha fatto? Balsamo rilassante. Terapia del ventre, secondo me ci bastano. Lozione lenitiva per la tristezza. Ma sì, dai, non ne prepariamo altri. Teniamo questi. E proviamo a venderli. Perché intanto sono curiosa di vedere se si possono vendere, che magari non si può. Quindi siamo qua che li prepariamo per niente. E poi se magari, tipo, vendiamo un vasetto, se posso rifornirlo. Come per esempio quando vendiamo un oggetto, non è che devo ricomprarlo, basta rifornirlo. Ovviamente si paga, però ricompare lo stesso oggetto. Quindi magari non serve neanche tipo creare più decotti, più lozioni, ne basta una che poi riforniamo man mano. E no, potresti andare a dormire invece di guardare la TV. Dormi. Intanto aspettiamo che torni Cod. Era anche triste perché l'hanno licenziato, povero. Con questi non si possono creare rimedi erboristici, non penso. Tanto qua sono maturati tutti i frutti. Bene. Cod? No, dove sono andata? Contorna. È andato a trovare la sua famiglia aliena, ma speriamo che torni. C'è qualcuno che corre. No, no, non ti azzardare a giocare con la pianta mucca. Questa è in confidenza solo con Alessia. Torna a casa, vai a dormire. Vai a dormire. Loro dormono. Adesso lei va. E Cod? Dovrebbe tornare. Cod? Ah, eccolo! Tutto bene! Ok, anche lui irradiamento e stravolgimento. Qualunque cosa abbiano fatto gli alieni mi scombussano la testa. Però, sì, è ancora vivo. Ok, allora, no, dove vado? E ha fame, poverino. Allora, facciamo così, prepariamo una colazione. Cucina. Prepariamo per tutti. Spaghetti, minestrone, tosto francese. Facciamo un bel tosto francese formato festa. E poi appena si fa mattina andiamo al negozio. Chi è che posso portare? Aspetta, beh, lui perché non ha più una carriera. Lei è in pensione. Vediamo, lei va a lavorare fra 2 giorni, perfetto, quindi posso portarmi via anche lei. Lui no, deve andare a lavoro, lui anche. E lei anche. Che cosa è successo? Brucia tutto. Alle 10, alle 10, alle 9. Loro tre posso portarmi via. Sì, dai, dovrebbero bastarmi. Com'è? Scadente! No, anche dopo state male tutti.
Accidenti. No, 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 no. Lo mangia? Vabbè, ormai lo mangia. Però lo butto via. Perché sennò dopo stanno male. No, ero convinta che fosse mattina. Vabbè, lui sta già facendo colazione. Non importa. Aspettiamo che si sveglino anche gli altri. Anzi, magari lui dopo lo mandiamo in bagno e anche a dormire. A posto? Hai mangiato? Che sta facendo? Ma ce la fanno ad andare a dormire? Usa. E dormi. Povero, è tristissimo. Infatti, retrogusto cattivo. Il cibo non era molto gustoso. Per aver mangiato cibo preparato male. Dai, su che sta per diventare mattina. No, lui mi sa che non me lo porto perché è troppo stanco. Intanto lo lasciamo a casa a dormire. Mi porto via Alessia, che quasi quasi io la sveglio. Vediamo se c'è qualcosa di già pronto da mangiare. Questo è eccellente, dai, prendi una porzione e quasi quasi sveglio anche Sara, così anche lei va a fare colazione. Questo è da buttare. No, non me l'ha buttato. E apri, mangia anche te il formaggio grigliato. No, non collocarlo nello scena. Ah, ma mi ha preso l'ultima porzione, ma dai. E allora cuciniamo qualcosa. Polpetta all'italiano, no, per colazione direi di no. Zuppa di vongola addirittura. No, facciamo le omelette sempre formato festa. Vediamo, lui sta dormendo, sì. Lei sta mangiando la torta. Ok. C'è qualche problemino però. Vedo che ultimamente i Sim si bloccano così. Hanno fatto di recente un aggiornamento che probabilmente ha cambiato anche tipo il menu degli abiti. Però mi dà questo problema che si bloccano. Speriamo sia una cosa passeggera. Magari con un altro piccolo aggiornamento la sistemano. Infatti ci sta mettendo un'eternità solo per cucinare la colazione. Ok, adesso ha finito. Però non la prende. Mannaggia, mannaggia, chissà cosa hanno fatto. Tanto lei è a posto. Ha bisogno però di socialità. Lui dorme. Beh, ma scuse, sono che ore sono? Sono le 7 di mattina. Non puoi chiamare magari qualche tuo figlio per sapere come va? Chiacchiera con, esatto, con Stella, vai. Chiacchiera un pochino. Lei sta mangiando. Oh, finalmente lei mangia. No, non andate a giocare con la pianta mucca. Se no fate danni, fate danni. Fra 2 ore va a lavorare. Bisogno di divertimento. Guardati la TV. Lui sta mangiando. Lei invece? Bene, sta andando in bagno e poi puoi mangiare. Ok, lei sta migliorando anche la socialità. Bene, siete a posto entrambe? Sapete che anche COD è a posto? Allora dai, andiamo con tutti e tre. Eccoci qua. Intanto vi mostro che ho modificato leggermente il negozio di Alessia e COD. Praticamente l'ho girato, nel senso che prima avevamo il negozio con l'entrata qui davanti, mentre sul retro, la piccola serra, questa zona con panchine, sedie e tavolini da esterno. Ho voluto girarlo perché, se vi ricordate, i clienti entravano nel negozio, compravano le cose che c'erano qua, ma in pochissimi andavano sul retro a comprare i vasi, a comprare le sedie, le panchine, eccetera. Quindi voglio fare questo esperimento, cioè girando il negozio vediamo se per caso vengono ad acquistare anche queste cose, visto che sono le prime che vedono. E poi, altra cosa che ho fatto. Ho aggiunto questo bancone dove vorrei esporre i rimedi erboristici. Eccoli qua. Allora, ci stanno. No, non ci stanno nel bancone. Ma come no? Ma posso metterli qua. Vabbè, però era carino, io lo lascio. Mi piace troppo questo bancone.
Adesso cosa ho messo? Terapia del ventre. Però facciamo una cosa. Tipo, questa la mettiamo qua e questa la mettiamo qua. Vediamo se posso, sì, così. Allora, abbiamo detto decotto, la terapia del ventre, poi c'è questa, questa, no, ho sbagliato, questa. Crema deodorante e poi crema, no, sempre crema deodorante. Basta? Sì, ok, basta. Allora, rientriamo in questa modalità. Me ne stanno però 4. Questo non ci sta. Accidenti. Però ci sta qua così. Ok, allora ne mettiamo un altro. Mettiamo anche questo. Così. E lo mettiamo. No, che non ci sta. Aspetta. Ok, adesso ci sta. Perfetto. E allora questo lo eliminiamo. E prendo un'altra pianticella un po' più piccola. Tipo questa. Questa qui? Ah, questa! Questa è carina. O questa. Quale mettiamo? Questa! Questa qui mi piace, perfetto. Allora, intanto. Attiva e disattiva, perfetto, che così vedo cosa c'è in vendita. Sì, possiamo venderli! Oh, bene, avevo questo terribile dubbio che non me li vendesse. E invece si possono impostare in vendita. Bevi, no? Imposta in vendita. È imposta in vendita. Adesso vediamo, sono curiosa, se riusciamo a venderli, se poi posso rifornirli, quindi ricomprarli uguali, identici, senza doverli ricreare, quindi senza dover andare alla ricerca di tutti gli ingredienti. Apriamo. Quindi, vieni qua. Aspettate, posto i prezzi del negozio, come siamo? Normale, no, facciamo caro. Mettiamo caro, dai. Aumentiamo un pochino i prezzi. Anche tu, Sara, vieni qua che oggi ci darai una mano. Che succede? Che cosa è successo? Cos'era questa luce? Arredamento gradevole. Corro? Cosa? Non so cosa sia successo. Era illuminato da una strana luce. Allora, che fate voi? Chiacchierate, perfetto. Cosa c'è? Chiacchiera, ok, chiacchierate tutti insieme. Acquista pubblicità, divise per dipendente, apri negozio, gestisci, no? Apriamo. E cambiamo però gli abiti. Cambia abito, allora, il suo per il lavoro è questo. Abiti, cambia abito, il suo per il lavoro è questo. E Sara mi sa che non ha un abito adeguato. No, infatti. Vabbè, ma può pure tenersi questo, non c'è problema. Siamo aperti. Adesso aspettiamo. Vediamo se arriva qualcuno. Però toglimi pure. Attiva, disattiva. Ecco qua la prima cliente. Perfetto. Vediamo. No, lei entra. Mannaggia, nessuno che viene a comprare qua. Uffa. Dai, iniziamo a dare il benvenuto ai clienti. Ma che fate voi? Magari cod. No, no, no. Vengono dentro. Vengono tutti dentro. Vabbè, perlomeno cercate di comprarmi i rimedi erboristici. Allora, cominciamo a salutare tutti i clienti. Saluta. E saluta. Forza, Sara, dacci una mano. Discuti le preferenze. Negozio. Rispondi alle domande. Ma questo è acceso? Balla, ascolta, non si sente niente. Bene, loro sono andati tutti al lavoro, perfetto. Chiede la fascia di prezzo, consiglia alternative. Nessuno interessato, no, ai miei rimedi erboristici? Lui forse, vediamo, saluta. Discuti le preferenze. Forza, su. Ho bisogno che qualcuno compri. Sara, seguimi la cliente, per favore. Offri informazioni. No, non giocare. Ah, aspettate perché le ho attivato
La, dov'è l'autonomia? No, altrimenti fanno tutto tranne che lavorare. Forza, vieni qua. Anche tu, Alessia, prova a convincere questa cliente qua che ha già una barra abbastanza alta. C'è nessuno fuori? No, è venuto dentro. Saluta il cliente. Intanto scoprono che siamo degli alieni, cerca di calmare. Sara, come sta andando? Brava, che la stai convincendo. Continua così, su. Su. Dai che ce la facciamo. E Alessia, con chi stai parlando? Con loro. Chiedi la fascia di prezzo anche con lui. Oh, bene. Lei vuole comprare cosa? Andiamo qui. Servi la cliente. No, mi sa che non compra un rimedio arboristico. Non c'è un no. Peccato che non abbiano messo qualcosa così, come nei ristoranti che c'è tipo la possibilità di consigliare un piatto, magari nel negozio consigliare un certo tipo di articolo. Potevano aggiungerlo. In questo caso gli avrei sicuramente consigliato i miei rimedi. Code come va? No, con Code non va. Ah, oh, questo vuole comprare? Sì che vuole comprare. Cosa va a comprare? Sì, finalmente vanno a comprare fuori. Serve il cliente subito. No, non te, scusami. Volevo lui. Vai. Qualcun altro, bene. Lei ha comprato qualcosa che era esposto lì. Sara, vai da lei subito. Alessia, tu non hai convinto ancora nessuno. Proviamo con lei. Vediamo, Cod, stai servendo il cliente? Sì. Sara, stai servendo la cliente? Perfetto. E noi continuiamo a chiacchierare con loro. Negozio. Forza, su. Rispondere alle domande. Vediamo se lui ha venduto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. E Sara sta andando in bagno, poverina. A lei mi sembra che voglia acquistare. Entusiasmati per i prezzi, discuti le preferenze. E tu, Cot, prova a venire qua. Saluta il cliente. No, no, aspetta. Vediamo se per caso lui esce. Sì. E allora vediamo di convincere magari lui. Oh, bravi. Guardate che adesso vengono fuori tutti. Mi sa che è stata una buona idea. Eh sì, è stata proprio una buona idea quella di capovolgere il negozio. Rispondi alle domande. Su. Qui come va? Dovrebbe andare in bagno lei. Vediamo se questa cliente compra. Dai, che manca poco. Non compra? Offre informazioni. Ma Sara dove è andata? Ah, poverina, si è ammalata! Naso chiuso! No, si è preso il raffreddore! Ma sei andata in bagno? Sì. Non c'è nessun altro cliente che vuole comprare? Saluta la cliente. Qua come va? Anche lui dovrebbe andare in bagno, però. Aspetta, lascia stare, va in bagno. Fertilizza. Ma questa cliente. Oh, finalmente compra! No, pensavo comprasse un rimedio arboristico. Mannaggia, no, non li comprano. Proviamo a convincere lui? Discuti le preferenze, su. Ha da venderne almeno uno. No, sta andando male in realtà con questo tipo qua. Niente. Ah, povera Alessia, no! No, meglio andare a casa qua. Poverini, sono tutti stanchi. E nessuno ha comprato i miei rimedi erboristici. Vabbè, dai, lei si è ammalata. Lei deve farsi una doccia. Lui ha fame, anche lui deve andare in bagno. No, cosa è successo? Febbricitante, si è preso la febbre. C'è spugna rivoltante. No, perché c'era appena andata Sara. Ok, basta, chiudiamo.
Chiudi il negozio e andiamo a casa. Ma dai, abbiamo comunque venduto 3 articoli. Grazie, ma nessuno ha comprato i miei rimedi. Peccato, peccato, peccato. Dai, andiamo. Allora, vediamo. Lei ha bisogno di un po' di cose. Intanto deve andare in bagno. Quindi vieni qua e usa. Poi ha un po' di fame. Questo sarebbe da buttare via. Vediamo se c'è già qualcosa di pronto. No, non c'è niente di pronto. E allora, vediamo, vediamo, vediamo. Pranza con un minestrone. Va bene. Pranziamo con il minestrone. E poi basta, dovresti andare soltanto a dormire. Ok. Sara invece... No, Sara sta benissimo. Ah, perché si è già arrangiata. Sta già mangiando, quindi sta bene. E poi tutti questi li puoi anche ripulire. Invece, Cod? Anche Cod ha bisogno di un po' di cose. Cosa ci fai lì fuori? Vieni qui, che anche tu devi andare in bagno e mangiare. Quindi usa. Invece, tu puoi pranzare con... tagliolini all'aglio, ok. Gli altri sono tutti al lavoro, quindi sono a posto. Questi non me li avete ripuliti. Vediamo se riesco a ripulirli io, no? Così. E così. No? Così. Bene, abbiamo anche aumentato un po' l'abilità di cucina. Ok, il minestrone è pronto, puoi mangiarlo. Perfetto. Ah, anche lui è tornato a casa. Vediamo se ha bisogno di qualcosa. Sì, devi andare a farti una doccia e poi a mangiare qualcosa. Vediamo cosa mangia. Una fetta di torta, va bene. Invece Cod? No, non sta facendo nulla. E riprendi. Oh, bene, puoi mangiare e poi puoi andare a dormire anche te. Dormi. Vediamo, anche lui ha fame, quindi vai pure a mangiare. E lei è lì tranquilla, può andare in bagno. Qui no. Usa, ti fai una doccia, magari ti guardi un po' la TV. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Vediamo se magari la prossima volta che torniamo dai nostri vecchietti riusciamo a vendere qualche rimedio erboristico. Comunque, ci fermiamo qua, lasciate un piace e commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!